Via Molinara, SOS Arezzo TV, Giuseppe Marconi, buonasera. Buonasera. Come va? Beh, diciamo abbastanza bene, dai. Ci siamo ripresi. Ci piace un po' girare per i fossi. Sai che mentre tu non c'eri, che eri all'Elba... A me mi è arrivata la tassa su fossi. Sì, quanto è pagato? Dici. Ma quella è del arcipelago toscano, 33 euro. Vabbè. Per te... come vabbè, dai. Vabbè. Chiare. Senti, qui siamo alla strada che porta alla chiusa dei monaci. Dobbiamo stare attenti, che stare attenti. Attento a non appoggiarti, perché no. Questo guardrail è volante. È volante, va. Dondola, guardrail tutto, volante. È proprio sicuro, va? Va qua. Tutto sganciato. Ma che modo è? Guarda. Anche perché se finisci giù di sotto... Quando lo mandi proprio là, va di sotto. Sì. O che sistema... O che sistema è? O che banda è, come dicono? Sai, a Monte San... da qui, non lo toccate perché andate di sotto. A Monte San Savino dicono, o che banda è? È vero. Non so perché, però me l'ha detto uno di Monte San Savino. Anche Arezzo. Anche perché se finisci lì sotto con la tua utilitaria... Era nera come il fumo questa acqua. Mandava un nauseabondo odore di non sa cosa, ma... Questo possiamo immaginare. Ok, è piovuto. Esatto, è piovuto, un po' d'acqua effettivamente è venuta e quindi ha ripulito un po', ma se tu guardi il fondo del fiume, il fondo del fiume nero, sì. È completamente nero. E poi è pericoloso qui veramente. Ma questo è pericolosissimo perché una persona che inavvertitamente si appoggia va di sotto. Per questo questo è veramente questa strada è molto trafficata. Sì, trafficata e stretta. Perché viene utilizzata come alternativa al raccordo autostradale. Giustamente, perché salti tutte le Ferentina, gli incroci e così via. Ecco, stiamo creando anche un po' di... Puoi andare verso il casettino. Andiamo, vieni di qua. Anche perché... E così via, tranquillamente, capito? Perché, mentre... Qui di chi è la competenza di questo? Questa è comunale la strada. È comunale? Sì. La strada è comunale. E tra l'altro si può notare anche qua, Consorzio 2 Alto Valdarno. Qui magari hanno lasciato il cartello, avranno bonificato, mi auguro, perché data inizio lavori 22 luglio 2015, 120 giorni, 130.000 euro. Avranno bonificato, non hanno tolto il cartello. Ma nel frattempo l'è berrinata, quindi devono ribonificare. Devono ribonificare. Può darsi, perché sicuramente dai, 22 luglio si parla di 120, sono 4 mesi, si va a novembre e ci ha passato tutto l'anno 2016, tutto l'anno quasi 2016, sono 2 anni, in 2 anni la vegetazione ha ripreso il possesso di tutto. Poi non so se l'ha ripreso giù, ma c'è proprio un albero, un tronco caduto in mezzo al fiume, costruisce completamente il letto del fiume e in caso di piena quello che aveva problemi, non so se il nostro operatore l'ha ripreso. Visto prima probabilmente, sì. Okay. E quindi insomma la... Qui è molto precaria la situazione. In virtù anche del, come dicevamo, della sopportazione del traffico da questa strada. Perché chi viene. Poi vedi che sfreccia, non è mica chi viene da anche di San Zeno, molti passano da qui perché evitano di passare nella città. E quindi insomma, Comune di Arezzo, qui bisogna fare. Guarda, veramente. È completamente. Non so se l'ha saldato o imbullonato, ma è completamente libero. Sì, guarda qua come è inclinato. E in fondo addirittura è rotto perché la ruggine l'ha mangiato tutto. Questo, se ti appoggi inavvertitamente vai di sotto. Beh, speriamo che non ci vada nessuno, che il comune intervenga prima. Qui ci avevano segnalato anche, probabilmente appunto prima della pioggia, che c'era una serie di teli gettati sul fiume, però per fortuna insomma... Se le ha portate nella chiana. Se le ha portate nella chiana. E però qui... Una bonifica anche qui credo vada rifatta, perché la vegetazione mi sembra abbastanza intensa, no? Non è possibile. Non è possibile. Fabio, non è possibile. Tutti gli anni non è possibile che si possa intervenire. Avrebbe fatto. Ma come fai? Scusa, ma il consorzio che sennò che fa? Non è competenza del consorzio. Scusa. Come non è competenza del consorzio? Il consorzio Alto Valdarno. Ah, scusa. Allora fa anche i fiumi. Certo. Quelli, come dicono loro, secondari... Ah, di retaggio minore. Di retaggio minore. Ah, ho capito. Avranno bonificato, dico, quello te l'ho chiesto. Ah, sicuramente sì, però purtroppo... È da ribonificare una volta. È da ribonificare un'altra volta. Ogni volta o ci butti di serbanti. Vedi, opere di bonifica, sistemazione forestale di sterro, bonifica e protezione ambientale, opere di difesa del territorio. Intanto hanno fatto vari investimenti negli ultimi mesi, stanno anche comunicando meglio, perché prima facevano, magari non comunicavano, ma da qualche tempo stanno anche comunicando che insomma forse non è così inutile come si voleva dire. Questo è Torrente Vingone? Sì, Vingone. Ebbene, no,
Torrente Castro, Maspino, Vingone e Rio Valtina. Ah, qui sono, è un intervento complessivo. Su tutti e quattro. Rio Valtina è quello che passa, sì, da San Marco. Sì, non so, sì, se poi arriva qua giù questo. No, sicuramente il Vingone, questo. Va bene, insomma, mi raccomando soprattutto questo guardrail, perché è pericolosissimo. Pericoloso. Ci vediamo domani. Ciao.